una persona con una tecnica, una preparazione sul territorio che c'è soltanto da imparare ed apprezzare quello che ha fatto da consigliere regionale e quello che ha fatto e continua a fare su tutti i territori, perché lui entra in ogni casa ascoltando le problematiche e a volte voi stessi, noi in prima persona, io adesso parlo da cittadina, non da come consigliere, ascoltando le problematiche della gente, il cittadino stesso può darci le soluzioni, che non è poco. Io ecco qui, passo la parola a Roberto e vi racconterà l'inizio. Grazie ad Alessandro, al mio amico Alessandro Santi, non soltanto per la riunione che ha voluto organizzare questa sera con gran parte di voi che siete bene o male i suoi collaboratori, ma per quello che fa, per quanto ci riguarda durante tutto l'anno, perché tu su Alessandro ci puoi contare se hai un problema, se devi chiedere un consiglio, se devi andare a risolvere un problema. E vorrei farvi riflettere su un paio di cose, come diceva Lorenza prima, ma anche Francesco e Bruno. Noi ci caratterizziamo per essere persone normali, persone concrete, persone che non sono come gran parte delle altre persone che fanno, o meglio che intendono la politica un po' come un casting, come un qualcosa per cui con questa nuova politica dei nominati è sempre più lontana dalle persone. Oggi l'astensione perché raggiunge un livello così alto? Raggiunge un livello così alto perché un tempo, quando i politici facevano politica sul territorio, tu avevi sempre qualcuno, un riferimento, una speranza, un qualcuno a cui rivolgerti per cercare di risolvere i problemi. Poi è arrivato questi ultimi tempi dove tu, il politico di oggi è quello che non viene più eletto con i voti dei cittadini, ma viene nominato dal padrone del partito. E quindi tu per 5 anni, per poter essere denominato un'altra volta, devi stare a leccare per 5 anni il padrone del partito, altrimenti non ti metti in lista. E quindi questo ha provocato un distacco enorme. Invece per quanto ci riguarda, noi siamo persone che sono sempre state elette con le preferenze. Ed è una vita faticosissima, perché come Alessandro sa, così come voi che orbitate intorno alle sue strutture, arriva il cliente, arriva quello che c'è il problema, arriva quello che gli è arrivato la multa, la cartella pazza, la guardia di finanza, arriva il NASE che ti fa chiudere perché ha trovato un cavillo, la burocrazia asfissiante, le tasse che non ce la fai più a sostenerle, la vertenza rispetto a quel poveretto che tu hai assunto credendo di fare del bene, e magari veniva e guarda, se mi assumi anche a 500 euro ti prego, non c'ho da comprare il latte per mio figlio, e poi magari dopo che tu l'hai tenuto, l'hai pagato, e magari per mezz'ora straordinaria ti ritrovi che ti va la vertenza e ti rovina a te la tua famiglia e tutto l'altro. Allora, esattamente come i professionisti, gli avvocati, gli architetti, i commercialisti si trovano a combattere con questo tipo di problematiche, anche chi fa politica seriamente sul territorio, che da 20 anni non solo un numero di telefono come accade a noi, e anche noi siamo H24 a disposizione delle persone. Per fare questo noi mettiamo anche a rischio la nostra economia, perché andare a cercare le preferenze in 120 comuni della provincia, come ieri sera che siamo tornati insieme a Bruno da Olevano Romano alle 2 di notte, rischi pure per il calcolo della probabilità che prima o poi vai fuori strada, perché poi non ce la fai più, perché la mattina stai in commissione, pomeriggio vai in giro a difendere i territori, ad ascoltare le persone, a notte fai tardi, e direi che anche lontano, in quel comune lontano, tu hai preso 6 voti di preferenze, però ci devi andare perché tu devi essere rispettoso, anche in quel comune tu hai preso solo 6 preferenze. Perché nel segreto dell'urna, quando il cittadino ha una scheda così grande davanti, ha 20 simboli di partito, ne scatta 19, ne sceglie uno solo, già un nome. Se poi all'interno di quella lista che tu scegli sono 59 nomi, ne scatta 59, ne scatta 49, scrive il tuo, cioè su 500 candidati, ne scatta 499 e scrive per il stesso il tuo cognome. E per te è una soddisfazione enorme.
E quindi questo significa rispetto agli elettori, a discapito ovviamente anche della linea, perché non hai tempo di andare in palestra, perché il nominato ha tempo di pensare anche alla cura. Io a 30 voi di preferenza devo andare anche in quel comune lontano a ringraziare quei 6 elettori che magari se ti fanno un piatto di pasta casareccia di sera non dovresti, ma tu sai anche che l'anziana madre che dalla mattina che sta a passare le uova che non vede l'ora che arriva il famoso consigliere regionale perché il figlio sculetta durante il corso perché quei 6 voti lui l'ha fatto leggere e tu non gli puoi dire no. E la domanda è preferenzucina e mette di vino a discapito della salute, della famiglia, dei figli, però siccome non ce l'ha ordinato nessuno questo mestiere, lo siamo scelti da soli per passione, così come fanno i missionari, così come fa il parroco, così come chi fa volontariato, così come chi fa assistenza sociale, tutti coloro che in qualche maniera fanno questo tipo di mestiere, siccome ce lo siamo scelti, non dobbiamo piangerci addosso e continuiamo non soltanto gli ultimi 2 mesi di campagna elettorale, ma 365 giorni l'anno. Perché come ci hanno insegnato i nostri padri politici, la campagna elettorale comincia il giorno dopo che finita quella precedente, cioè tu devi stare a disposizione sempre delle persone che ti hanno votato. E quindi anche in questa battaglia, vorrei dire, ho fatto 2 cose e poi non vi annoio più, anche in questa campagna elettorale è significativo che noi ci troviamo, io e Lorenza, ad essere sostenuti, sono tante persone che ci sostengono, però Francesco ha sentito il paese da ministro, una delle persone più importanti che noi abbiamo avuto in Italia, espressione di questa regione, di questa città, e ha una sua esperienza e una sua collocazione politica ben precisa, la famosa testa sociale che ha fatto scuola partendo da Roma ma poi in tutta Italia. E poi c'è Bruno, presta Giovanni, che ha una estrazione invece più moderata, più centrista. Alessandro, che questa sera ci ha riunito un po' tutti, non è né un uomo diverso né un centrista, ha altre convinzioni. Compagno. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a persone così diverse, con una grande esperienza, una grande affermazione sia politica che professionale, e decido di metterci la faccia, io credo che non c'è da aggiungere altro. Cioè, noi avremmo potuto fare una campagna elettorale. Non ci sono i soldi, ma se pure chi ce l'ha avuto i soldi in passato, milionari, poi non venivano mai eletti, gli fregavano i soldi, gli dicevano che attaccavano 1 milione di manifesti, quindi stavano 50.000 adesso li buttavano, organizzavano le cene, 400-500 persone che andavano solo per mangiare. La nostra campagna elettorale, invece, per quanto mi riguarda, sempre primo degli eletti, con pochissimi soldi, con veramente pochi soldi, il giusto necessario per fare quello che poi vedremo anche voi fuori, ma così hanno detto un po' di santine, manine, come l'abbiamo fatto porta a porta. Cioè Alessandro dice, guarda, venite, poi parleremo 2 minuti anche della parte tecnica, rappresentanti di lista, quanto sono importanti, perché poi noi facciamo 6 mesi di campagna elettorale, ma se non siamo lì sul set a difendere il voto, poi ci fregano. Però se non ci fossero tanti Alessandro Santi in mezzo a noi in questa avventura, noi non prenderemmo un voto. Perché uno può fare il più bel comizio del mondo, però poi 3 minuti e finisce. Io faccio sempre l'esempio della famosa trattoria e il grande ristorante. Il grande ristorante apre, spendono 1 milione di euro per fare questa attività, hostess bellissime quando c'è l'inaugurazione, va di moda, grande pubblicità, cristalli, argenteria, posate, vini di altissimo livello, poi però passa la moda e quel ristorante comincia a diminuire il numero dei coperti, dei clienti. Allora per mantenere le spese tu devi abbassare per forza la qualità del servizio e anche la qualità del prodotto. La gente arriva sempre di meno perché è passata la moda, allora tu aumenti i prezzi. Si abbassa la qualità del servizio e aumenti i prezzi. Morale della favola, dopo un anno chiudi. E tutte le trattorie che stavano intorno, quando quello ha aperto, dicevo questo apre, guarda che roba, la fila tutte le sere, ce la farà chiudere a tutti. Dopo un anno quello chiude e le trattorie continuano a rimanere aperte, che sono 50 anni che stanno là. E perché? Tu non facendo pubblicità.
perché quello la pubblicità gliela fa il cliente, non c'è bisogno di fare i fuochi d'artificio. Cioè i clienti che vanno lì sono di loro, è la sua pubblicità. E qui escono e dicono, andate là perché si mangia bene e si spende poco. La stessa cosa vale in politica. Tu puoi fare una campagna elettorale in libertaria, vieni eletto con 40.000 voti, sei il primo degli eletti, ti fai abbagliare le luci notturne, molto spesso ti fai abbagliare le luci notturne va a finire molto male, e dopo o ti arrestano o vai in galera o finisci. Invece c'è quello, ma la moneta, perché Alessandro dice voi non conoscete Roberto, non conoscete Lorenzo, però lo date perché li conosco io. E poi anche voi avete modo di conoscerci. Certo, non puoi chiedere a una, sempre meglio una brutta verità che una bella bugia, perché si vede, non vanno presi in giro. E quindi con un comportamento assolutamente normale, noi ci proponiamo perché siamo politici, anche questa volta, però di tante persone, di avere la fiducia di persone normali, alle quali potete rivolgervi i prossimi 5 anni, anche il sabato e la domenica, e insomma avere dei riferimenti a cui affidarsi. Tutto questo non serve più noi, che ha dimostrato in questo anno di essere davvero un grande italiano, carattere un po' rosso, un po' duro, un po' troppo immediato. Quando votai con il tuo ai grandi da terra a qualcuno con la fastidio. In realtà invece anche chi rappresenta quello che c'è bisogno di questa società, c'è bisogno della normalità, che dobbiamo portare la normalità nella famiglia, nella politica, nelle professioni, nel nostro lavoro, nella vita quotidiana. E noi ci candidiamo affinché questa comunità possa essere quanto più diffusa possibile. In questi 26 giorni il ministro è stato a fare un lavoro di fuoco. Dovremo organizzare 2.500 sessioni di Roma con i nostri rappresentanti di lista, dovremo fare porta a porta. E poi voglio dire, ciascuno di voi, guardate, io non conoscevo questi candidati, ci hanno portati, a chi abbiamo, ci siamo riusciti a convincere, anche se in pochi minuti di essere evocati, se c'è bisogno di fare altri incontri, li facciamo, in provincia è facile, fare il comizio in piazza di 200 persone. A Roma c'è bisogno di entrare nelle case, per le tante metropoli. Come dice Storaggio, ma l'efficacia è partita, le case potete aprirci perché la gente viene al proprio posto. E quindi per chi vorrà siamo disposti a fare giorno e notte tantissimi altri incontri in questi 26 lunghissimi giorni che ci aspettano. E poi dal 5 di marzo in poi, con Terzo e Lorenzo saranno in regione, saranno sempre pronti ad ascoltare ciascuno di voi. Non è la solita promessa che si fa un comizio, questo è scritto nella nostra storia, lo possono dire le centinaia di migliaia di persone che ci conoscono, che hanno avuto modo di apprezzarci, non è che uno si accorge da solo, però posso garantire che quando questo è vero ed è frutto di un grandissimo sacrificio, uno dice che non voglio, anche se può sembrare un po' spalato. Noi siamo qui, siamo detto, siamo fatti così, la gente ci vuole bene, proprio perché rappresentiamo la normalità e il sacrificio quotidiano. Fai dire a lei la sua esperienza su Pirozzi, racconta perché chi è Pirozzi. Racconto io, vedete qua è così, ogni volta si cambiano le cose. Perché Pirozzi? Pirozzi penso perché è veramente fuori da un schema politico. Lui è riuscito in pochi mesi, perché poi ci incontriamo, in realtà sono solo 18 mesi che è successa la disgrazia, a far risollevare una comunità intera, e non a livello urbanistico, economico, ma proprio mentale. Sono riusciti a darsi una mano tutti quanti e si sono riproiettati direttamente nel futuro, e questa è stata una cosa grandissima, cosa che purtroppo, mi dispiace dirlo, all'Aquila sono ancora l'acqua di rose, insomma, quindi ecco perché Pirozzi. Una persona così che è riuscita a fare questo in così poco tempo, penso che possa portare una rivoluzione proprio storica e politica nella regione Lazio, ecco perché Pirozzi, per me. Bravo.